Amici, buonasera. Una nuova puntata del Fabrizio Amico Show sta per partire. Tra incoraggiamenti di Alfano a votare la fiducia a Letta, chi a sua volta a respingere le dimissioni dei ministri PDL, e la Santanchè che offre la sua testa per l'unità del paese. Noi invece ci chiediamo, ma quando è che Saro ci offre qualcosa di buono anziché le solite minestre riscaldate? Vabbè, sigla va? Vai! Il TG. Ah, buonasera e benvenuti alla prima edizione del TG di mezzasera all'interno della quinta stagione del Fabrizio Amico Show. Apriamo il TG con il Vaticano perché stamattina Papa Francesco ha composto il suo comitato dei saggi composto da 8 cardinali per rifondare la Curia, con lo scopo principale di ridurre l'eccessivo vaticanocentrismo che secondo lui in questi anni ha caratterizzato la Santa Sede. Inoltre il pontefice proprio oggi ha avuto un colloquio anche con Eugenio Scarpa. Passiamo alla politica perché domani Letta chiederà la fiducia al governo ed è un raccus all'interno del PDL in cui ci potrebbero essere 40 senatori guidati da Giovanardi a comporre un gruppo autonomo e a dissentire il leader Berlusconi che è tornato a ribadire il secolo alla fiducia nell'esecutivo. E poco fa è arrivata una notizia triste riguardante lo spettacolo che parla di un grave incidente avvenuto all'attore Giuliano Gemma nei pressi di Cerveteri che è risultato coinvolto in uno scontro frontale. Attualmente Gemma, 75 anni, è ricoverato in gravi condizioni dall'ospedale di Civitavecchia insieme ad altre 2 persone risultate ferite lievi, tra cui suo figlio. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché per le squadre italiane impegnate in Champions League è stata una serata nera. Infatti nel girone A che il Milan si è salvato grazie ad un rigore di Balotelli che grazie al suo sigillo ha fissato il risultato sul 1-1 contro l'Ajax, invece all'Emirates Stadium nel girone F l'Arsenal ha piegato per 2-0 il Napoli. Era questa la nostra ultima notizia, la linea torna al Fabrizio Amico Show, grazie e buon proseguimento di serata. Vorrei fare un attimo una correzione a quanto detto da Dario, purtroppo Giuliano Gemma è stato dichiarato morto e quindi tributerei dalla regione applauso in memoria di questo grande attore. Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di FM5S, la quinta stagione del Fabrizio Amico Show. Saluto Saro Zappalà e Dario Manili in collegamento via Skype. Ciao Dario. E naturalmente c'è anche il nostro Mister X, come avete potuto facilmente intuire. Da questa sera cominciamo in qualche modo a dare una scaletta ben precisa a questa trasmissione, perché il TG di mezzasera insieme al Presigla sarà l'apertura di ogni nostro appuntamento. Ho colto un attimo Dario impreparato e quindi per questo si sono sentite un po' delle urla concitate ad inizio trasmissione. Comunque sia, tante notizie, una l'abbiamo data e avremmo preferito non darla perché insomma ci dispiace per Giuliano Gemma che ci ha lasciato purtroppo questa sera in circostanze assolutamente fortuite e assolutamente imprevedibili. Comunque ci sarà tanta musica, e poi naturalmente ci sono i dati del nostro Saro Zappalà e le notizie di quel bell'uomo del nostro Mister X che ritorna con una nuova puntata di Mister X in Love questa sera, che sarà però un riassunto delle puntate precedenti, quindi niente di particolare. Ma ci ascoltiamo adesso il primo disco di questa sera, che sono le Icona Pop con I Love It, I Don't Care. I
You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. E sono le Icona Pop con I Love It, I Don't Care all'interno di questo secondo appuntamento del Fabrizio Amico Show. Ma siamo al momento della nostra consueta rubrica intitolata Sarò dai numeri come sempre. Ebbene sì, e quindi naturalmente prego dalla regia di mandare la sigla. Bene, prego anche la regia di mandare il gioioso sottofondo musicale. Taptin, vada. Allora, nella lotta tra ammiraglie vince squadra di Mafia 5 con 17,45% di share contro il 15,81% di un caso di coscienza 5. Nella lotta tra le cadette, Colorado batte Rai 2 per il 9,56%, no, il 9,56% contro il 7,55% di Pechino Express. Report batte Quinta Colonna 6,919 contro il 6,14%. Vabbè, quasi un pareggio, più che altro, più che una vera e propria sconfitta. Sì, sì, insomma. Più che altro, sì. Comunque siamo abbastanza contenti io e Dario, che siamo dei follower di Pechino Express. Tra l'altro ieri sera non ne abbiamo parlato, Dario, perché comunque la puntata ci aveva preso, la puntata ovviamente dello show. Se magari ci fai un mini riassunto di quello che è successo ieri sera prima di andare col prossimo disco. Va bene, il fatto è che hanno eliminato la coppia dei fidanzati, Corin Clery e Angelo Costabile, che addirittura ho letto sul sito del Corriere della Sera pure lasciato Angelo Costabile, quindi si sono proprio, hanno preso due strade diverse, ma era come era prevedibile. Che li hanno, sono stati eliminati a discapito della coppia Marchese e Maggiordomo, che è stata salvata dalla coppia che ha vinto, che è stata quella degli sportivi, formata da Marco Maddaloni e Massimiliano Rosolino. Marco Maddaloni che ha preso il posto di Alessandra Senzini, che si è ritirata per una distorsione che aveva patito all'interno della puntata precedente. Hanno vinto la prova immunità i figli di, che hanno dato per la seconda volta consecutiva l'handicap ai fidanzati. Che ti pare? Va bene, diciamo che era una coppia molto ben affiatata quella tra Corin Clery e Angelo Costabile. Un po' ogni tanto come quando il nostro Saro ci fa qualche bella sorpresa e dice parole che non dovrebbe dire all'interno della trasmissione. Ricordiamo che in questa trasmissione c'è una parola proibita. C'è una parola proibita che quando verrà detta, speriamo non succeda mai, non è una parolaccia, è una parola di uso comune che nel momento in cui verrà detta potrà partire il cicalino. Voi non ve ne accorgerete perché naturalmente non lo direte in maniera intenzionale, perché non sapete qual è la parola proibita, però vi lascio sempre col dubbio. Allora, Gianni Morandi la settimana prossima sarà in diretta su Canale 5 il 7 e l'8 ottobre e nel corso della sua cinquantennale carriera ci ha regalato successi a iosa e naturalmente non poteva che regalarcene un altro in questo 2013. Solo insieme saremo felici. Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così, tipo un pesce dietro un vetro, io che osservavo le nuvole in cielo, aspettavo un segnale o chissà. Ma poi arrivi tu e segni me, sorridi e mandi via le
Ci scusiamo per la qualità di, oserei dire, al limite del codice legale, del codice penale, pardon, di questo file audio. Prometteremo che nel caso in cui dovremmo effettuare un altro passaggio vi forniremo un audio un pochettino più decente di questa bella canzone di Johnny Morandi. Ma siamo al momento delle notizie. Una l'aveva già detta il nostro Dario, ma ce l'approfondisce meglio quel bell'uomo del nostro simpaticissimo e bellissimo Mr. X. That's not a secret I'll ever tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Allora, diceva il nostro Dario che la coppia Corinne Clery e Angelo Costabile è scoppiata davvero in tempi record. Infatti l'attrice francese spiega oggi il perché. Ci siamo lasciati, anzi l'ho lasciato io, appena scesi dall'aereo. Io ho una personalità forte, che non vuol dire solo dominante, ma non è questo il problema. Negli ultimi mesi avevo al fianco una persona che lanciava il sasso e tirava indietro la mano e che si era molto chiusa. Io invece, se ci sono dei problemi, bisogna parlare. Angelo è un ragazzo maturo, però veniamo da background culturali diversi. Io ho origini parigine, borghesi, la mia famiglia era ricca, viaggio per il mondo da sempre. Se stai con me, devi sapere che stai in trincea. Io non sono un pesce rosso, non sto dove mi metti e non ho paura a mollare il colpo quando le cose non vanno più. L'altra notizia invece riguarda Michelle Hunziker, che si prepara all'evento con una giornata di shopping con tutta la famiglia, a spasso con la figlia Aurora, il compagno Tommaso Trussardi e il cagnolino Lili, in giro per le vie di Milano. Tra un vestitino da comprare alla bambina che nascerà tra meno di un mese e un mazzo di fiori da scegliere per abbellire la casa. Bene, 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 come sempre molto interessanti e importanti per la sopravvivenza del pianeta le notizie di quel bell'uomo del nostro Mister X, ma adesso è il momento di ascoltarci Tensione Evolutiva di Lorenzo Giovanotti. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta, ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare